Adesso mi manca il russo, poi dopo le ho dette tutte, non ne ho più. O se no il dialetto parmigiano, che lì sono bravissimo. Per noi è molto chiaro, ma è quasi una violazione delle tradizioni territoriali. Ovviamente, ovviamente. Roberto Piazza, una squadra particolarmente concentrata, che ha detto anche negli effettivi che abbiamo sentito così a caldo, che sono stati fatti discorsi importanti dopo sabato, forse c'è qualche segnale interessante. I discorsi importanti lasciano il tempo che trovano. Io sono contento che i ragazzi abbiano parlato in questo modo, mi fa piacere. A me piacciono le risposte sul campo e oggi credo che sia stata una risposta positiva. La squadra ha giocato una buona pallavolo, dobbiamo ovviamente crescere in tante piccole situazioni. Mi piace aver visto oggi due difese di Luca Vettori, una palla sprecata in maniera brutta nel secondo set, però subito dopo una presa e una presa nel terzo. Peccato che Nema ha fatto invasione, ma comunque una buona risposta sul campo. Le risposte sul campo sono le più belle. Ormai si gioca praticamente senza soluzione di continuità fino alla fine, già domenica a Verona è una partita molto importante. Domenica a Verona è un altro banco di prova importante per la squadra, come lo saranno le prossime quattro giornate da qui a Trento, dico io, no? Cioè la prima è quella con Verona, poi ci sarà Monza a Monza, Molfetta in casa e poi Belciato. Questi sono quattro banchi di prova importantissimi dove su ogni gara noi dovremmo mettere un tassello in più. Roberto, sono un po' di partite che anche tu dici, la battuta è il nostro punto forte, può andare bene, può andare male. Tutti pensano a Ngapeta, a Holt, a Leroux, in realtà tanto spesso è Orduna a creare i break. No, oggi in modo particolare, ma anche in Coppa Italia, ha fatto dei buoni turni di battuta, no? E dobbiamo essere bravi noi a capire cosa gli altri possono fare in queste situazioni. Oggi ci siamo riusciti parzialmente, possiamo essere ancora più bravi e portare a casa più risultato, possiamo essere più concreti sulla battuta di Santi. Ovvio, noi non è che dipendiamo dalla battuta, perché a me non piace dire questo. Diciamo che la nostra battuta può fare molto male. E è capitato una partita in semifinale di Coppa Italia dove non ha fatto male quanto solitamente fa. Però la potevamo portare a casa tranquillamente allo stesso modo se fossimo stati leggermente più accorti in un paio di situazioni.